tramite la creazione di Camp Bondsteel, la più grande base militare americana sul territorio europeo, giova ricordarlo, lo scopo del conflitto nei Balcani non consisteva, come banalmente si volle sostenere, nell'esportazione dei diritti e della democrazia, ma piuttosto consistette nel tentativo di controllare capillarmente e incondizionatamente l'Europa, alla quale peraltro venne imposta la partecipazione subalterna alle operazioni militari. In questo l'Italia si contraddistinse, come sempre, per adesione cadaverica al nomos della terra statunitense, perché appunto l'avallo dei bombardamenti umanitari nel 99, in una palese violazione dello spirito e della lettera della Costituzione, fu opera di una sinistra ormai del tutto serva del capitale e dell'atlantismo, e segnò, potremmo dire, la morte simbolica del comunismo già realmente defunto nell'89. Morto Dio, morto il comunismo, tutto diventava possibile, perfino il bombardamento in nome dei diritti umani, in nome cioè della forma capovolta dell'odierna disumanità. Si imponeva in forme sempre più evidenti la menzogna evidente del bombardamento etico, dell'interventismo umanitario e dell'embargo terapeutico, tutte forme ipocrite che continuamente ricorrono anche oggi nella pubblicistica. In questo modo appunto si inaugurava la stagione degli attacchi imperialistici incondizionatamente difesi dalle forze della sinistra, dalla seconda spedizione in Iraq 2003 all'invasione della Libia 2011, passando per la guerra in Afghanistan avviata nel 2001 con l'obiettivo dell'occupazione preventiva dell'Asia centrale contro la Russia e la Cina. Naturalmente in tutto questo svolse, e potremmo tranquillamente dire continua a svolgere oggi più che mai, una funzione decisiva la demonizzazione incondizionata dell'Islam, appunto presentata come forza demoniaca, come nemico da sconfiggere, poi anche con la mobilitazione delle residue femministe isteriche in nome della liberazione delle donne islamiche dal burqa e dal chador. L'emancipazione femminile cessava così una volta di più di essere pensata come transito a una comunità di individui liberi uguali, con uguali diritti sociali, e prendeva a essere intesa come transizione alla modernizzazione capitalistica, vuoi anche, sit bene a verbo, come passaggio dal velo islamico alla minigonna occidentale.